Ci sono tantissimi comuni dell'Aquilano, nei 41 comuni abruzzesi in zona rossa, dopo l'ultima ordinanza regionale, decisa dopo la riunione dell'unità di crisi. Nel capoluogo in particolare tutta la zona est è rossa, con un po' di sorpresa, bisogna dirlo, da parte di alcuni sindaci che hanno numeri bassi nei propri comuni. È il caso ad esempio di Poggio Picenze con 4 positivi, ma anche Villa Sant'Angelo che ne ha una decina, mentre ad esempio a Barisciano, che ha raggiunto i 25 casi, la situazione è più preoccupante. In molti parlano di ordinanza piombata un po' così, senza che nessuno se l'aspettasse realmente, probabilmente perché ci sono comuni con numeri alti che confinano con altri, per cui si è deciso di operare ovunque. A fare il punto e a raccomandare la massima attenzione è il sindaco di Villa Sant'Angelo, Domenico Onardis. Sono aperte le scuole nei comuni in zona rossa sino alla prima media. Questa ordinanza ci è piombata un po' così improvvisamente. L'abbiamo appresa prima dalla stampa e poi ci è stata comunicata ufficialmente. Si raccomandano sempre le norme anticontagio, ora più che mai, e chiedo alla popolazione uno sforzo importante per evitare ulteriori restrizioni, quindi la chiusura del parco giochi ed altro. Ho chiesto alla Regione Abruzzo chiarimenti su alcune attività commerciali, che non è chiaro se possono stare aperte o no. Le scuole rimangono aperte. Che cosa cambia in questa zona rossa? Sostanzialmente cambia che non si può fare più visita, non si possono andare a trovare più parenti. Bisogna uscire solo e soltanto in caso di estrema necessità. Questo chiede uno sforzo a tutti. Noi sindaci siamo un po' così stupefatti di quest'ordinanza che non è stata in qualche modo concordata, ci è piombata sulla testa così improvvisamente. Spero che non succeda più perché si è creato allarmismo, si è creata una situazione di forte disagio. E si somma a forte disagio che si vive in questi giorni. Prossimi all'Aquila, in definitiva in rosso ci sono Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, San Demetrio Nebestini, Fagnano Alto, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Capocciano, Naveglia e Colle Pietro. Bisogna anche dire che in alcuni comuni della zona est ad influire è stato senz'altro il caso delle suore Ferrari, perché molti avevano i bambini nella locale scuola dell'infanzia.